Buongiorno, Brent Sicuro e Legambiente Sarmazza continuano il viaggio con i primi cittadini per chiedere loro dell'idrovia Padova Male. Oggi 26 marzo siamo al Fieso d'Artico con il sindaco Andrea Martellato. Sindaco, il progetto idrovia prevede il completamento dell'opera a salvaguardia dall'alluvione del Brenta e Bacchiglione e la possibilità della navigazione di classe quinta. Quale importanza ha secondo lei l'opera dal punto di vista della sicurezza idraulica? Beh, per i nostri territori è essenziale, cioè dobbiamo dire veramente che è un'opera che il nostro territorio richiede fortemente, noi sindaci richiediamo fortemente, perché non è più possibile pensare che a una prima pioggia abbiamo sempre il nodo in gola, sempre il telefono acceso con la protezione civile, perché abbiamo sempre la paura che i nostri territori abbiano una ricaduta, cioè delle difficoltà dovute appunto a delle piogge incessanti, e questa opera qua sicuramente sarebbe risolverebbe i problemi non solo del nostro territorio ma anche dei territori più a monte. E dal punto di vista ambientale? Dal punto di vista ambientale anche, perché andiamo a creare un'opera nella quale l'aspetto è naturalistico, perché è una linea d'acqua, è un percorso che poi si potrà anche utilizzare come percorso acqueo, e anche territorialmente a livello paesaggistico sicuramente avrebbe un impatto non invasivo come magari molte altre opere che purtroppo il nostro territorio ha e soccombe tutt'oggi. Per quanto riguarda la navigazione tipo commerciale, cosa dici? La navigazione commerciale è un aspetto positivo che potrebbe dare questa opera. Certo che bisogna cambiare tipologia e mentalità. Dobbiamo spostare le nostre merci per acqua, non dobbiamo spostarle per gomma, dobbiamo creare tutte quelle infrastrutture utili perché questo sia possibile. Certo, se cambiamo la mentalità avremo sicuramente solo dei benefici. Cosa si sente di dire i detrattori dell'opera? Che questa è un'opera che deve essere fatta, è un'opera che, come ho detto prima, il territorio ne ha la necessità, ed è un'opera che non essendo invasiva e può dare delle soluzioni molto molto importanti per il territorio. Secondo lei i sindaci vanno coinvolti nella scelta del miglior progetto? Allora, i sindaci secondo me vanno coinvolti, ma nella giusta misura. Non devono essere troppo coinvolti, perché altrimenti ognuno ci mette il suo. Insomma, il sindaco deve essere coinvolto, però non deve avere il veto sull'opera, ecco, perché deve dare il proprio contributo, deve avere la possibilità di esprimere la propria esigenza del proprio territorio, però non dobbiamo andare oltre, perché è facile trovare anche un sindaco che metta il veto e a quel punto l'opera non si fa. Per quanto riguarda il finanziamento invece dell'opera? Beh, questa è un'opera importante, credo che il finanziamento deve trovarsi intanto in ambito europeo, perché ne ha un beneficio un territorio molto molto vasto, e quindi è giusto che anche l'Europa, con tutti i soldi che noi diamo, ce ne dia in ritorno, e quindi possa essere sfruttati in maniera utile come questa, e ovviamente anche a livello nazionale. Anche il nostro governo deve rendersi conto che questa non è una singola opera di una bretella, non è una rotonda, non è un edificio X piuttosto che un edificio Y, è un'opera che serve per un'area vasta, e per area vasta, prima per mettere in sicurezza l'area vasta e poi per dare delle possibilità tipo quella della navigazione, e una tranquillità soprattutto a migliaia e migliaia di cittadini. Grazie sindaco. Prego.